Dai creatori di Left 4 Dead non potevamo che aspettarci un titolo fortemente incentrato sulle dinamiche cooperative. L'annuncio di Evolve, in arrivo su PC, PS4 e Xbox One, ci ha comunque lasciati sorpresi. Si tratta infatti di uno sparatutto che adotta un'inedita formula 4 contro 1, per presentarsi come una proposta nuova nell'affollato panorama degli shooter. Immaginate di trovarvi in un ambiente ostile assieme ai vostri compagni, un manipolo di 4 affiatatissimi cacciatori che devono procedere guardandosi a vicenda le spalle. La minaccia stavolta non è un'orda di non morti, ma è un'unica, temibile e letale creatura, controllata in Evolve da un quinto giocatore. Lo sparatutto online di Turtle Rock Studio, insomma, stravolge le regole e propone una struttura asimmetrica, mescolando quindi dinamiche cooperative e competitive. Le emozioni proposte ai giocatori da due lati della barricata sono diametralmente opposte. Da una parte il brivido della caccia, l'urgenza di pianificare un assalto ben ponderato, ma anche ritmi di gioco belli intensi. Dall'altra, una sensazione di potenza accentuata, in stile Predator, oltre ad un'inquadratura in terza persona e un avanzamento molto diverso rispetto a quello dei cacciatori. L'obiettivo dunque è quello di proporre partite tesissime ed evidentemente molto differenziate, una lotta snervante fra una squadra affiatata e una bestia temibile. Il titolo è apparso ben bilanciato e alla grande varietà della mappa di gioco risponde la possibilità di attuare diverse strategie. Le lotte si sono fatte subito molto tese, con vittorie schiaccianti sia da una parte che dall'altra, a seconda della tattica usata e dell'affiatamento del team. Per quel che riguarda il comparto tecnico, il titolo usa il CryEngine. Il motore rende molto spettacolare la scena, con una vegetazione ben ricreata e ottime texture, a sostegno di una buona presenza artistica. Ci sono ad oggi alcuni glitch da risolvere, ma il tempo da qui all'uscita è ancora molto. Per chi ama il multiplayer in rete, Evolve sarà una gradita sorpresa. Il team ha confermato di saperci fare con gli sparatutto co-op, e almeno una delle due metà di questo nuovo shooter appare quindi molto interessante. Un po' più solitaria, l'esperienza di gioco nei panni della creatura trasmette comunque un enorme senso di potenza. Il concept del gioco è interessante e ambizioso, ed ora tutto si giocherà sul fronte del bilanciamento, delle modalità e della quantità di contenuti.